Buongiorno a tutti, ho sotto mano la settimana in mistica 4713, se l'avete anche voi potete andare a prenderla, pagina 34, apriamo, in basso potete leggere le barzellette, anzi ce ne sono due, leggiamo le barzellette, vuoi inquadrare le barzellette? Vabbè. Anche quelle altre è giusto che si legano, anche le barzellette, però oggi risolveremo il cambio d'antipodo, ecco, io cerco di risolvere i giochi che appaiono più spesso in modo che uno conosca il meccanismo, ma il cambio d'antipodo anche questo ogni tanto capita. Cambio d'antipodo, allora diciamo c'è il palindromo, quando una parola o frase si può leggere dal fondo anche. E c'è il, per esempio, ossesso. Ossesso, se leggo dal fondo, è nuovamente ossesso. C'è il bifronte. Bifronte, se leggendo dal fondo si ottiene un'altra parola, acetone, enoteca, arco, ocra e così via. Invece il cambio d'antipodo, l'esempio è, che faccio di solito, è dottoressa, passerotto. Vedete cosa succede? Dottoressa è scritto qui. Se io cambio, come se fosse un trenino, e cambio la locomotiva, invece di essere D da questa parte, come una volta si faceva, io che abito a Trieste, a Mestre, no? Il treno stava fermo, staccavano questa locomotiva e attaccavano una dall'altra parte, un'altra, e il treno cambiava direzione. Leggiamo passerotto, vedete? Passerotto, dottoressa. Ecco, questo è il cambio d'antipodo. E adesso allora, adesso che sappiamo il meccanismo, risolveremo il cambio d'antipodo, una parola di 7 lettere, cioè due parole di 7 lettere. Leggiamo il titolo. Un colpo fallito. Allora, questo gioco è senza le X, quindi sono due indovinelli. Quell'avanzo di galera, magari, magra figura fatto. Un colpo fallito. Quell'avanzo di galera, magra figura fatto. E sembra un delinquente un po' sfortunato. Però, avanzo di galera. Galera è la prigione. Perché si dice galera? Perché c'erano all'epoca dei romani, penso, quelle, le navi dove remavano i carcerati e si chiamavano galee o galere. Quindi un avanzo di galera è un avanzo di una nave. E un avanzo di una nave è una parola di 7 lettere. Naturalmente i pennarelli ogni tanto ci tradiscono. L'avanzo di una nave, 7 lettere. Relitto. Vediamo cos'è. Magra figura ha fatto. Se ha fatto magra figura, cosa aggiungeremo qui per poter leggere dal fondo, invece che relitto, per poter leggere dal fondo chi ha fatto magra figura? È sottile, no? Se ha fatto una figura magra. Ecco qui il cambio d'antipodo, relitto, la prima parola, sottile, la seconda. Ecco, vedete questi colibrì che ogni tanto appaiono sulla settimana mistica, è una colonna di giochi brevi, in pochi versi, però pochi versi corti, però riescono a inserire anche in questo caso, come abbiamo visto, avanzo di galera, uno pensa a un delinquente, invece si riferiva al relitto, riescono a inserire dei bisensi che ci divertono. Bene, bene, adesso pennarelli permettendo, vado a cercare qualcos'altro che ci diverta con la sua soluzione. Ciao a tutti!